L'intelligenza artificiale è una competenza cruciale per insegnare e per apprendere al tempo stesso. Può da un lato aiutare gli insegnanti per costruire degli strumenti per realizzare la lezione, ma anche per strumenti di valutazione, ma d'altro canto viene utilizzata dagli studenti per apprendere, quindi dobbiamo ragionare su apprendere e appunto insegnare al tempo stesso. L'intelligenza artificiale cambia radicalmente la modalità con cui si costruisce il sapere. In questo senso può essere utile lavorare con gli studenti e con l'educazione al pensiero critico, capire qual è la nuova modalità di fruizione di un prodotto legato all'intelligenza, prodotto dall'intelligenza artificiale, ma al tempo stesso come si interroga, come si produce un qualcosa, un prodotto culturale utilizzando l'intelligenza artificiale. Da anni la scuola riflette e sottolinea come è importante non solo dare risposte giuste ai prodotti, ma a educare e a porre domande. Ecco, questa è una grande occasione. Gli insegnanti non scompariranno al tempo dell'intelligenza artificiale. Le competenze didattiche degli insegnanti sono cruciali in questo senso. In questo momento c'è una giusta attenzione alle novità portate dagli strumenti di intelligenza artificiale, come CREMIT, Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, Innovazione e Tecnologia dell'Università Cattolica. Stiamo ragionando su quali sono le competenze didattiche al tempo dell'intelligenza artificiale, di fronte all'intelligenza artificiale, con strumenti di intelligenza artificiale che entrano nella vita quotidiana dei ragazzi e delle ragazze.